Eccoci, Carta Canta stasera è a casa Milan, inauguriamo la stagione. C'è stato a Cannes Çalhanoğlu qua mezz'ora con i tifosi a firmare autografi, scattare foto, l'abbiamo salutato, ormai ci riconosce ogni volta, quindi grande a Cannes, che deve essere qua forse in un'altra sala a vedere la partita. Un flash su questo primo tempo, sono qua con Alfonso Sciascia e Vincenzo Matrone, redazione di Carta Canta Web. Un commento al primo tempo, un vantaggio inaspettato. Alfonso, che partita è stata finora? Beh, devo dire che è stata una partita ben giocata da parte del Milan, con un palleggio notevole, quindi i frutti della preparazione di Gattuso si vedono. I lati positivi sono che abbiamo visto un Borini che molto è stato criticato prima della partita come scelta tecnica, a parte di Gattuso ha fatto un assist determinante per il gol di Bonaventura, che stilisticamente è un gran bel gol. Per il resto io vedo un Milan che gioca bene, come mi diceva Vincenzo, un Milan che non ha paura di uscire palla al piede dalla difesa, non è timoroso, e quindi quando vai al San Paolo non essere timorosi è un fattore determinante. Vincenzo, ti aspettavi un Milan con questo atteggiamento? C'è stato un momento in cui sembrava che il Milan potesse sferrare addirittura il colpo del KO, c'è stati 5 minuti di un buon Milan, il Napoli non è stato molto pericoloso fino a questo punto. Ti aspetti che cambi qualcosa Gattuso, oppure si deve andare avanti così? C'è qualche cosa ancora da sistemare? Sono contento del Milan, mi aspettavo questo atteggiamento, c'è molto sacrificio. Io ho visto anche Higuain stare spesso dietro la linea della palla, quindi giocano quasi in 11 in sacrificio dietro la linea della palla. È importante non farsi schiacciare troppo. Mi aspetto qualcosina in più da Biglia, che magari inventa qualche lancio in più o che faccia alzare la squadra di più. Milan continuerà così, magari farà qualche cambio più avanti, perché stanno sprecando molte energie. Soprattutto gli esterni di fascia, Borini e Suso, fanno un gran lavoro. Il centrocampo secondo voi è questo? Si deve continuare? C'è qualche variazione da portare? Abbiamo visto Biglia perdere qualche pallone importante, un buon che sì, direi, ordinato, senza strafare, forse. Davanti Higuain si è visto poco, però si vede comunque il giocatore che riesce a tenere palla e a dare sicurezza ai compagni, no? Secondo me sì, Biglia a centrocampo è partito bene e poi è ricaduto negli errori dell'anno scorso, ovvero poca attenzione nel tenere palla. Secondo me, in base a come andrà la partita, potrebbe subentrare Bakayoko, perché è un giocatore fisico che sa tenere il pallone, e se il Milan sarà in un punteggio di vantaggio sicuramente vorrà più coprirsi. Non so cosa ne pensa. Prima di chiudere, Vincenzo, invece dalla sponda Napoli ti aspetti una mossa di Ancelotti? Ricordiamoci che è sempre un Mertens in panchina. Cosa può cambiare Carletto per cambiare questo schema di questa partita? Ma se entra Mertens deve levare uno dei due esterni, che sono Insigne o Kayeko. Non vedo un cambiamento tattico, cioè non vedo un Napoli con una punta in più e un centrocampista in meno. Poi non so, dipende molto dalla partita, magari l'ultimo quarto d'ora tutto può succedere. Ricordiamoci che ahimè hanno anche un grande giocatore che è Verdi in panchina, bisogna stare attenti perché il Napoli ha quest'anno un'ottima panchina. Infatti anch'io forse credo mi aspetto un Verdi che potrebbe cambiare un po' le carte, un giocatore in grado di saltare l'uomo, mettere in difficoltà il Milan. Guardate la splendida location del Forghetti Bistrò di casa Milan, dove c'è stata anche la presenza di Hakan Çalhanoğlu nel pre-partita, quindi vi salutiamo, ci sarà occasione anche di tornare qua, l'ambiente ideale per seguire le partite nelle due sale in cui è strutturato. Quindi buona partita, buon secondo tempo da Massimo Canta, Alfonso Sciascia,
Sciascia ha mangiato veramente tanto, io l'ho visto, prendeva le patatine anche dal piatto di Massimo, sì, Canta, è una cosa. Sì, perché voglio arrivare al livello di Vincenzo Matore, quindi mi sto... È impossibile. Buona partita e buon proseguimento e buon Milan a tutti. Ciao ciao.